Il marchio Regulator è simbolo di ingegneria e design da oltre 30 anni. Oggi si apre una nuova era nel settore dei fisherman da diporto, con i nuovi modelli progettati e costruiti per soddisfare i capitani più esperti ed esigenti di tutto il mondo. Il marchio Regulator nasce da Edenton, North Carolina, dove lo stabilimento ne costruisce 7 modelli. È qui che nasce il nuovo 23 piedi, l'imbarcazione costruita per raggiungere le migliori prestazioni e per soddisfare le più alte aspettative. Costruito con i migliori materiali, raggiunge incredibili standard di navigazione e sicurezza. Ci troviamo ad Albinia, in provincia di Grosseto. Qui ha sede l'azienda IMD Boat, importatore ufficiale del marchio Regulator per l'Italia. IMD nasce circa 18 anni fa per una mia passione personale per il mondo della nautica e in più per la nautica americana, avendo sempre posseduto barche americane che mi hanno sempre levato dagli impicci, così, dai guai del mare mosso. Il mio amore per Regulator è stato anche provato da un episodio veramente che ne hanno parlato tutti i giornali. Ovvero alcuni anni fa due noti pescatori newyorkesi, mentre si trovavano a pesca, sono caduti in mare per colpa di un'onda anomala. L'imbarcazione è andata alla deriva e la cosa più bella è stata ritrovata dopo 3 anni, pensate, dopo aver percorso 6.700 miglia, superati 10 uragani e approdata su una spiaggia spagnola. La cosa più incredibile? La barca era perfettamente sana. L'ultimo modello, diciamo, che ha subito un forte cambiamento nel corso di questi anni è il Regulator 23. Prima era un'imbarcazione con uno specchio tradizionale che poteva essere motorizzata mono o bimotore, quasi sempre bimotore, ma oggi si è pensato a costruire un'imbarcazione adatta e per il diporto e per la pesca, ma con maggiori spazi a bordo, in particolar modo con un'ampia console dove all'interno vi è un ampio spazio e dove si trova anche un WC. La poppa oggi ha un tunador che permette una facile risalita dal mare per chi fa un uso diportistico o una facile risalita di prede per chi fa un uso sportivo. Un'ampia vasca del vivo è predisposta nello specchio di poppa, sicuramente la più grande della categoria. Regulator, Yamaha e Garmin ormai è un matrimonio consolidato da molti anni, diciamo da sempre, e questo permette una sicurezza per chi vende e per chi compra in particolar modo, con ampie garanzie. L'imbarcazione ha 10 anni di garanzia, i motori hanno 5 anni di garanzia, Garmin possiamo dire che grazie a un'assistenza superba è una garanzia a vita. Oggi, per il cantiere, è un giorno importante, perché è la partenza per un progetto davvero ambizioso. Elaborare ed equipaggiare il nuovo Regulator 23 ai massimi livelli. Per l'occasione si riunisce un team altamente specializzato. Simone Capitani, responsabile IMD Boat. Carlo Andriani, capo cantiere IMD Boat. Simone D'Aiuto, Garmin Product Manager. Carlo De Luca, consulente e specialista. Il loro compito sarà quello di soddisfare le altissime esigenze del cliente, che renderà il Regulator 23 una macchina da guerra per la pesca sportiva. Il cliente da soddisfare è Walter Ferraro, che ha richieste ben precise, con aspettative altissime e prestazioni ai massimi livelli.
Walter Ferraro è un pescatore a 360 gradi che pratica tutte le tecniche di pesca: traina d'altura, spinning volentino di profondità, drifting e traina con il vivo. Praticando così tante tecniche, si ha la necessità di avere un'imbarcazione molto versatile, che sia in grado di soddisfare ampie aspettative. Ho scelto il Regulator 23 per diverse esigenze. Negli ultimi anni il Mediterraneo si è sicuramente impoverito e pescare sotto costa non ha tutti quei benefici che si avevano fino a un po' di anni fa. Di conseguenza bisogna andare lontano, 30, 40, 50 miglia dalla costa, e avevo bisogno e ho bisogno tuttora di una barca che mi porti molto lontano, velocemente e totalmente in sicurezza. Sono spesso da solo o in compagnia di un amico, quindi non avevo bisogno di un'imbarcazione grossa. Questa tipo di misura sicuramente è idonea alle mie esigenze e soprattutto è una, se non l'unica, delle imbarcazioni che ha tutta una serie di optional e accessori assolutamente fondamentali per le pesche che pratico quotidianamente. Uno degli accessori che mi ha colpito di più è l'enorme vasca del vivo da 180 litri che sicuramente non si trova in nessuna barca della stessa categoria di lunghezza, come anche il Tuna D'Or che mi permette di salpare grandi pelagici, grossi pesci in piena comodità, come anche il portacane di prua che è sicuramente un optional che mi riesce a stivare tutta la mia accessoristica da pesca, e poi un'ampia console. Il team si riunisce per discutere il da farsi, cercando soluzioni alle varie installazioni, ma c'è un primo problema. I monitor che si vogliono installare sono troppo grandi per la console. Il cliente vuole due monitor da 17 pollici. Vediamo come possiamo posizionarli sulla console, perché mi sembrano grandi. Cominciamo ad appoggiarli e vediamo. Guarda, considera che li puoi attaccare insieme. La console praticamente non nasce per alloggiare due display così grandi, però con un pannello che verrà applicato sopra la console stessa, con dei rinforzi per reggere il peso dei display, permetterà l'installazione di questi monitor così grandi, così belli, così visibili e grandi rispetto alla console. Quindi sarà una console unica al mondo, l'unica ad avere questo tipo di soluzione. Questi due display inoltre permetteranno di essere installati uno a fianco all'altro, esattamente vicini, che combaciano tra di loro, permettendo così di avere un unico cristallo, un unico vetro, un unico display uniforme sulla console. Il secondo problema riguarda l'alloggio delle batterie, e trovare una soluzione non è semplice. Ho scelto di installare diverse batterie perché spesso e volentieri sono in mare aperto, dove trascorro una giornata intera, e utilizzo spesso mulini elettrici insieme a tutta la strumentazione che abbiamo montato, che ha un consumo notevole, oltre al fatto magari di utilizzare pasturatori elettrici piuttosto che vasche del vivo accese, pompe. Di conseguenza ho bisogno di un'ampia capacità delle batterie. Abbiamo dovuto trovare il posto per quattro batterie da almeno 75 ampere cada una, perché la richiesta di energia di un'elettronica così complessa è importante, diciamo così, è molto importante. E abbiamo per fortuna trovato gli spazi in console, perché il Regulator lascia ampio spazio all'installazione dell'elettronica soprattutto all'interno della console, quindi abbiamo trovato gli spazi all'interno. Ed esternamente abbiamo customizzato per quanto possibile una console, come ho detto, di dimensioni ridotte, ma che ha ben supportato l'installazione di due plotter da 17 pollici. Anche per quanto riguarda i trasduttori, l'installazione è stata molto complessa, perché parliamo di ben 5 trasduttori. Non c'era mai capitato di installare 5 trasduttori, soprattutto su un 23 piedi, ma comunque 5 trasduttori sarebbero tanti anche per un'imbarcazione più grande. Abbiamo dovuto trovare gli spazi, abbiamo dovuto trovare il modo che non si diano fastidio l'uno con l'altro. Anche lì, 5 trasduttori. 5 trasduttori che sono... sicuramente non fanno parte della normalità. Poi aver trovato l'armatore che, pur di sostenere le proprie idee, ci ha consentito di, come dire,
stravolgere pure un po' la carena dell'imbarcazione, quindi andare ad aggredire la carena, facendo dei buchi anche importanti alla carena, tagliare la carena. Quando facciamo dei buchi su una barca nuova, su una carena particolare, gli armatori rimangono sempre dubbiosi sul lavoro che poi si va a fare, mi rendo anche conto. Dei buchi da 100 di diametro sono importanti e sono dolorosi. Però poi parlando appunto con il cliente viene fuori che per il suo tipo di pesca, per tutti quei suoi hobby, per le sue necessità ha bisogno di diverse soluzioni per ogni tipo di fondale, tipo di pesca, insomma tanti buchi ma tutti giustificati, quindi strano ma non strano. Bisogna però dire che il cliente ha le idee ben chiare e quindi ha saputo chiedere con precisione un trasduttore, un'elettronica per ogni sua esigenza e per ogni suo tipo di pesca. Quindi diciamo che la richiesta non è stata così, diciamo, casuale. Si potrebbero fare, almeno per quanto riguarda il trasduttore più grande, il B275 nel caso specifico, si potrebbe prevedere una doppia tipo di installazione. Installazione sul fairing, che sicuramente risulterebbe più performante per quanto riguarda le potenzialità della trasmissione e della ricezione dell'ecoscandaglio anche a grosse velocità, però pagheremmo un po' di dazio per quanto riguarda la navigazione. Forse una barca di queste potrebbe perdere anche due nodi. Quindi si potrebbe prevedere un'installazione a filo di carena o pseudo a filo, fare un incasso in barca al centro, poppa centrale, dove questo deve alloggiare. Prendiamo un poco di turbolenza, sicuramente, che la barca, quanto naviga, crea comunque un cuscino d'aria. Una barca con queste performance metterei il trasduttore interno carena. Il cliente qua ha bisogno dello spazio per appoggiare cane e tutto il resto, per cui magari potrebbe essere una buona idea valutare così, lì. Così, ok, quella grande per dire la metto sopra. Sì, così. L'importante è lo sportellino si apre alla squadra. Il montaggio di trasduttori, 4-5 trasduttori a bordo, non è certamente semplice in imbarcazione, perché alla fine poi risulta essere non piccola, però nemmeno grande per contenere tutta questa tecnologia. Riusciremo a fare il meglio di noi? Credo proprio di sì. Riusciremo ad accontentare il cliente? Credo proprio di sì. Abbiamo trovato delle persone giuste, un cantiere giusto. Questa barca ha tutto quello che il mondo dell'elettronica può offrire. Quindi i display, i migliori che possono esistere sul mercato, tra i migliori sicuramente. Tecnologia all'avanguardia per quanto riguarda l'ecoscandaglio, potrà vedere di lato, potrà vedere sotto, quindi assolutamente tutto. Potrà vedere anche veramente molto in profondità. Il radar per non perdere nessuno spot di pesca, quindi anche per lo spinning assolutamente adatto. E insomma, è una barca che esaudisce il desiderio di ogni singolo pescatore. Chiunque voglia andare a pesca credo che dovrà seguire queste indicazioni di elettronica, perché sono veramente fantastiche. Questo tipo di installazioni comunque è anche molto stimolante e appagante, perché ci permette di esprimere al meglio quello che è il nostro lavoro, quindi creare imbarcazioni e grandi macchine da pesca. Il team ha concluso le sue valutazioni. Il cantiere ha preso consapevolezza di ciò che il cliente desidera. Ora non resta che attendere i lavori e arrivare alla resa dei conti, il collaudo, dove si capirà se si sono raggiunti gli obiettivi prefissati. Nulla viene lasciato al caso. Tutti i dettagli sono perfettamente rifiniti ed estremamente funzionali, come il sedile di poppa scomparsa, i divergenti taco posizionati sopra l'hard T-top, rotabili sia in altezza che lateralmente. I vani portaoggetti e gli igloo, dove riporre tutta la cassetteria da pesca. L'ampia ghiacciaia di prua. 14 portacanne posizionati lungo le murate, rotabili e inclinabili a piacimento. L'ampio tuna door,
per consentire di issare grosse prede facilmente e comodamente. Un'ampia vasca del vivo da 180 litri, l'hard top con portacanne, bitte a scomparsa posizionate a prua, una console all'avanguardia per il massimo della tecnologia disponibile, tutte le cuscinerie installate e prodotte con la massima cura. Il Varo è stato assolutamente emozionante. Dopo tanti mesi passati a studiare progetti e cercare di capire le migliori attrezzature da installare su questa imbarcazione, oggi finalmente posso provare con mano il risultato finale. Gli strumenti Garmin sono il massimo per quanto riguarda le prestazioni che si possono ottenere in base alle tecniche di pesca che pratico maggiormente, ideali per la traina d'altura poiché il trasduttore che legge quasi fino a 2000 metri di profondità in grado di farmi capire dove sono delle scadute repentine, dove si possono creare delle upwelling, e poi ovviamente l'autopilota che mi aiuta a seguire una rotta molto precisa, ad effettuare delle curve morbide per non intrecciare mai le lenze. Imbarcazione anche perfetta per il drifting al tonno, poiché abbiamo installato una serie di trasduttori con angolo molto largo che mi possono aiutare a capire l'intensità della corrente o la direzione della corrente e cercare anche di capire, ovviamente la cosa più importante, di quando i pesci si stanno avvicinando all'imbarcazione, che mi aiutano a cercare di attuare tutta una serie di malizie e strategie per ingannare il predatore. Perfetta anche per la traina con il vivo, poiché abbiamo dei trasduttori che mi aiutano a riconoscere il fondale e tutta la serie di secche nei dintorni dell'imbarcazione, quindi capire se sotto l'imbarcazione abbiamo un fondale roccioso, fangoso, sabbioso. Per la traina col vivo reputo che sia assolutamente fondamentale. E non per ultima anche lo spinning al tonno, poiché abbiamo un radar che ci aiuta a capire anche a notevoli distanze, oltre qualche miglio, dove sono le mangianze, dove sono i gabbiani, quindi mi danno un'indicazione, oltre all'occhio umano, oltre alla mia visione, di quello che sta succedendo nella zona dove voglio praticare questo tipo di tecnica. Anche il motore Yamaha assolutamente soddisfacente in base alle mie aspettative, poiché è molto silenzioso a regimi bassissimi, ma allo stesso tempo lo sentiamo molto grintoso durante le accelerazioni, quando vogliamo entrare in planata e quando vogliamo portare la barca a piena velocità. La barca supera tutti i test, diventando un'imbarcazione di riferimento per ogni pescatore. Ma c'è un problema. La barca è stata appesantita da moltissime attrezzature che ne hanno cambiato l'assetto, abbassando la linea di galleggiamento. La barca ritorna così in cantiere e viene montato il jack plane per riuscire autonomamente ad alzare e abbassare il motore per ottenere la migliore configurazione in base alle condizioni. Viene anche sostituita l'elica, montando un passo più alto per migliorare i consumi in velocità da crociera. Mentre il regulator si trova in cantiere per il pit stop, si trova il tempo di montare un ultimo accessorio, le Ocean LED, che arricchiscono e abbelliscono il design dell'imbarcazione appena scende la notte. È assolutamente incredibile la navigazione con un mare formato, infatti anche quando troviamo onda possiamo andare tranquillamente a 27-28 nodi e la barca rimane assolutamente stabile, morbidissima durante la navigazione, e questo mi permette anche un comfort non da poco, perché ero abituato a barche precedenti o andare insieme a degli amici e navigare anche per 30-40 miglia e ovviamente la stanchezza si faceva sentire. Ora invece con tutta la tranquillità possiamo navigare anche per molto tempo e davvero il comfort è eccezionale e arrivo riposato sia sugli spot che quando torno a terra. Da oltre 30 anni Regulator produce Fisherman distribuiti in tutto il mondo, progettati e costruiti per soddisfare i capitani più esperti e più esigenti. Oggi più che mai ho capito una frase di Antonio Moscato quando mi spiegava il marchio Regulator e quando mi faceva capire la differenza tra questo tipo di imbarcazione e molte altre, in una frase molto semplice, ma che effettivamente oggi ho capito davvero il suo significato. Tutte le barche sono fatte, costruite, progettate per navigare col mare calmo, ma pochissime barche possono davvero permettersi di avere la presunzione di affrontare il mare formato. Questo è il nuovo Regulator 23.